Che hai fatto? Non ho fatto niente, bro. Tu che hai fatto? L'ho morso tempo fa. Ero arrabbiato. Quindi era rabbioso e poi avevo tutta la bocca piena di merda. È stato orribile. È Non si mangia il sapone. un'autoredine. Una cosa? Cosa Autoredine. vuol dire questa frase? Questa parola Hai più che presente le altro. redini? Sì. La redine è una. È un'autoredine di te stesso. Stai male, sei incazzato, fa schifo. E sostituisci la rabbia col pulirti lo schifo che ti lascia il sapone. È un calmante. Mi ricorda qualcosa che abbiamo visto ieri. Che hai morso il sapone? No. Pietre. Non voglio parlare più di pietre. Bro, qual Allora, è il contesto? ragazzi. Un po' di contesto, bro, lo do io. Ieri parlavamo dell'Africa e io ho detto, sorridendo, per questo Daniele ha pensato, ma sta scherzando, perché stavo ridendo, ma non perché volevo schernire, ma perché è vero, che gli africani mangiano pietre. Masticano le pietre, comunque hanno sta roba qua con le pietre. Lui si è messo lì dicendo, ma no, io ho detto, ma sì, trovo il discorso, alla fine abbiamo scoperto che è vero. Anche carbone, sapone, tutte queste robe qua. E abbiamo trovato questo video qua. Difficult for us. Come to the web, una persa to sing a E poi spiega anche proper. che gli danno alla testa. Non spiegano di End più. of the day, Non vorrei essere giorni. offensivo, ma se già non avete niente o comunque sia poco, mi sembra un po' stupido comprare delle pietre. Chiaro oggetto che si può trovare ovunque. Sono pietre Sono pietre particolari. particolari, molto friabili. Non tanto, eh. Poi si vede uno che dà un bel morso e non riesce a spezzare. Analizza ginama ma che sabbiei. Sì che tu chiusuri sa. Se mangi due pezzi. Chillings è tipo sì, pezzi di Due pietra piccoli, pezzettini di. sì. Due Quello è piccoli. uno shillings. Ecco, due piccoli pezzi di pietra come questi qua. Maggi baridi, shlimbili, una schiera. Io c'è in fianco. Mi spiego. Venti pezzi di pietra Badiglia, al quella con giorno. nome, no, non mi E odora. compra al posto del pesce. Ah, ok. Scusate l'ignoranza, ma fanno anche delle degustazioni. Chiedo per un amico. Non fanno degustazioni di pietre qua in Italia. Non c'è la cutesca. Kina mama hawa sio wajawazito, kimu kimaisha. Pensavo peggio, ragazzi, vi aspettate che mangiano gli scogli a mare, no? Sono pietre che vendono nel Tra l'altro mercato. queste pietre devono essere molto caloriche a giudicare dalla prosperosità della ragazza. Era incinta. No. Ah, la di prima sì. Vai, un po' la ricetta di pietra. Ancora Woksani, a dieti. A dieta Nguyen, Kama, ancora dieti. Mabor Matin, ancora Kune Madie. Sani ancora Woksani, ti cani. Cani, ti non ho chiuso ma ber, e caber, mi chiedi a dieti, ma te, ok, ti ma io. Ancora umana è un muadine quindi. Dovreste guardare anche quel video di Fanpage sui bambini africani che sniffano il carburante per aerei. Scusa che mi è venuto quasi da piangere. Non voglio sensibilizzare troppo su questo argomento, magari un'altra volta, eh. Un banchetto. Niente, un banchetto dico. Si vede l'arte di uno chef. Ma che dici, bro? Non sta scherzando. Bro, uno chef è come dire per. Ma la signora sta letteralmente camminando sulla sua cena. Uno chef prepara il Mi cibo. dissocio. Questo lo sta raccogliendo, in più non è cibo. No, lo sta raffinando. Vedi che sta cercando di limare le parti che magari potrebbero essere cattive quando le mangi. Ah, ok. E tutto quanto. Cioè, chef ovviamente è un termine che utilizzo. Per esagerare il concetto, esasperarlo. Che ironia fermare le pietre con le pietre.
mahala bidhaa hizi anazotengeneza Benta. Cazzo dici? Niente, niente, mi è venuto, pensavo, stavo pensando una cosa, non c'entra da ridere. Puguro o puguri? Ti do leggere un commento particolare. Muto, muto. Muto? Sì. Muto l'audio? Sì. Eccoci qua. Mine, ci uomo, come muto Martin. Questa capisaria di corno. Hanno una grande richiesta. Muto bene. Marco, ce l'ho con te, ti ho spammato prima due ore. Slunks, quando... in quel caso la discriminazione femminile è sassismo. No, no, scusatemi, scusatemi. Allora, ottimo gioco di parole. Scusatemi, scusatemi ragazzi, perdonatemi. Ottimo gioco di parole, lo ammetto. Mi ha fatto ridere quello. Infatti, anche a me ha fatto sorridere. Dentro però, perché comunque ho a cuore tutta la popolazione africana. Sassismo, non ancora ridere. Ah, ok. E ha fatto un gioco di parole sul fatto che mangiano i sassi, quindi sassismo. Beh, bro, ti lascio il tuo gameplay. Vado là un attimo, sto qua, ragazzi. Vedo che domande per me ci sono sempre. Un saluto a Marco che è venuto qua probabilmente per farmi bannare. Non è vero. No, niente, scherzo. Era un hail pace di Dario. Era un hail pace di Dario? Ha fatto un hail pace? No. Dai, cazzate, vediamo. No, non c'è più la clip. Mi sa che ha cancellato il VOD delle clip. Mi ha detto che cancellava il VOD delle clip quel pezzo là. Puguru puguri. No, eh. Sassini. Smettila. No, perché è stato eliminato da un moderatore? Non posso neanche rivederle poi. Zumi, ti mando un bel bacetto di consolazione, grazie. Ma adesso, ragazzi, è arrivato il momento. È arrivato il momento e si gioca finalmente ai videogiochi che tutti noi amiamo. E quale videogioco se non il cavallo di battaglia portante di questo canale? Indovinate qual è? TFT. Ragazzi, giochiamo a TFT adesso. Siete contenti? Scrivete sì o no in chat. Vi leggo su.